Buonasera a tutti, benvenuti a Fatto in Casa, il programma che ci permette di cucinare nelle vostre case. Allora, questa sera siamo in casa di Nick Cascino di nuovo. Comunque vi ricordiamo, per tutti voi che ci seguite, è facile, inviateci un'email o telefonateci e con tanto piacere verremo anche a casa vostra a fare delle ricette tipiche delle vostre regioni o dei vostri libri di ricette, delle ricette personali. E quindi non esitate a contattarci. Diamo la buonasera a Nick Cascino. Buonasera. Come stai stasera? Bene, tu? Benissimo. E grazie di nuovo per l'invito. Con piacere di ritornare un'altra volta. Sì, allora abbiamo già mangiato e preparato la pasta con le sarde, sì, una ricetta tipicamente siciliana. Stasera una ricetta internazionale, dobbiamo dire. Andiamo vicino a Napoli adesso. Più vicino a Napoli. Esatto. Saliamo un po', vero, lo stivale. Sì. Comunque prima di iniziare ricordiamo quindi le tue origini siciliane, sì. I tuoi genitori vengono da quale paese? Termini Imerese. Ok. Tu sei mai ritornato in Italia? Sì, una volta. A quale età? Oh, a 20 anni. A 20 anni sei ritornato al paese? Sono andato solo, mio papà mi aveva dato la scelta, Acapulco, Italia. Ok, sei ritornata al paese natale dei, sì, tuoi genitori. Sono andata a vedere il paese. Qual è stata la tua impressione? Solo il mare, il sole, le spiagge, la gente, il mangiare è fantastico. Eh sì. Quando mangi pesce lì, esce dall'acqua e te lo mangi. Avevi ancora parenti in Italia? Una zia che adesso non c'è più, e c'aveva un'altra zia che era a Firenze, che adesso sono 2 o 3 settimane che è. Ok. Allora sei ritornato in Sicilia e poi sei rimasto sempre in Sicilia o hai fatto un po'? Ho girato, mio zio mi ha portato, abbiamo fatto il giro della Sicilia, sono andato a Bassala, nei Madonini, siamo andati a Etna, Cefalù, Trabia, sì. Termini. Ho fatto un po'. Abbiamo fatto la costa. Sì. E non dicevi quando visitavi come mai sono venuti in Canada, mamma e papà? Infatti mio zio, lui era presidente dei cooperativi siciliani, è stato lui uno dei fondatori che hanno fatto la Città del Mare. Ah sì, conosco. Sì. Allora lui era il principio, mi ha portato a farmi vedere questa meraviglia, è il primo posto del mondo che hanno fatto le glissad. Sì, gli scivoli appunto, sì, d'acqua. E andavano direttamente nel mare, con l'acqua salata. Oh wow! Allora io ho rimasto, ho detto non ho mai visto qualche cosa, infatti l'ho provato quella volta, ero un po' più magro però. C'è stato un evento, una persona cercava una tovaglia, era tedesco, e non parlava inglese, non parlava italiano, e cercava di spiegare come... Cosa aveva bisogno. Allora ci ho detto a mio zio, un minuto, era col direttore, sono andato, ci ho detto, voglio una tovaglia da spiaggia. Allora mi ha offerto di lavorare in Italia. Immagina lavorare a Città del Mare. Sì, e non l'ho preso. Va bene, il tuo destino. No, era più. Ti ha portato ad altre cose. Io ci ho detto a mio padre: come hai fatto di partire dall'Italia? Sì. Venire in una terra che non conoscevi e io vado lì e non voglio partire dai miei parenti. Tempi diversi, sì. come tutti gli emigranti di una volta. Esatto. Hanno lasciato l'Italia per trovare meglio e hanno trovato meglio. Hanno, sì, lasciato la bellezza dell'Italia, però. Sono riusciti a crescere una famiglia e a vivere bene, sì, qui, sì, in, esatto, Canada, vero? Esatto, sì. La terra che sono stati fortunati che li ha accolti, sì, vero? Sono poi, fortunato. Sì, adesso. Tu hai una bella famiglia, hai, sì, sì, figli, nipotini, raccontaci un po'. Quindi, ho due figlie, un maschio e una femmina. Come si chiama? Jesse, e mio figlio si chiama Salvatore, lo chiamiamo Sam. Sam. E ho due belle nipotini. Sì. Mio figlio si è sposato l'anno scorso con Maria e mia figlia si è sposata con Andrew, che
mezzo italiano e mezzo tedesco. Oh, bene, bene. Sì. E le bimbe come si chiamano? Natalia e Giuliana. Bene. Due piccole, una è tutta principessa e l'altra c'è le cornette. Personalità diverse, esatto. È normale. Uno prende la bambola e lei rompe la testa. Ah sì? Sì. Lei fa il ruolo del maschietto, esatto, allora? Un po'. Vero? Sì, un po'. Bene. Questa sera cosa cuciniamo di buono? Stasera, qual è la ricetta? Stasera facciamo la pizza del principio alla fine. Allora facciamo la pasta, la facciamo, la prepariamo, facciamo la salsa, sì, tipicamente napoletana. Okay. E poi vi farò vedere come la faccio, sì, in casa io. All from scratch. All from scratch. Great. Allora, quali sono gli ingredienti, Nick? Allora, abbiamo la farina 00, abbiamo il lievito, usiamo questo lievito rapido, un po' di zucchero, sale e pepe per la salsa, mozzarella di bufalo, basilico, olio d'oliva. Per il condimento. Per il condimento. E l'acqua calda. Super giù a 105 gradi Fahrenheit. Ok, questo per il lievito. Allora iniziamo. Inizia col. Mettiamo l'acqua dentro. L'acqua. Il lievito già ce l'ho messo. Allora lui, quando mettiamo il lievito, già comincia a lavorare. Sì. Per darci un po' di forza, sì, per rapidità, ci mettiamo una cucchiaia completa. Questo piccolino, allora. Allora questo era il zucchero. Lo zucchero. Il zucchero. Il quindi aggiunge lo zucchero. Il zucchero ci dà la forza per cominciare a svegliarsi il lievito. Il lievito. Molta accelera praticamente, sì, ci stanno certe pizzaiole che fanno il contrario, mettono l'acqua, prendono un po' di sale, lo mettono subito nell'acqua e lo fanno squagliare completamente, perché il sale e il lievito non devono toccare mai. Ok. Allora, infatti, quando è squagliato completamente, puoi mettere il lievito dentro, mette la farina, okay, e puoi lavorare dopo e ci puoi mettere il zucchero pure per darci la forza. Ho capito. Ma noi facciamo il contrario per essere safe, perché molta gente mettono il sale, mettono il lievito e dice: ma perché la pasta non si alza mai? È per questo motivo, sì, non bisogna mai aggiungere perché il lievito sale mangia prima. E fa comincia e il lievito ci dà poi la forza e fa il gas e gonfia, capisci? Esatto. Ho allora capito. Questo abbiamo messo il lievito adesso, sì, vedi già sta cominciando a bollire, sì, 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 cresce, si vede che sta cominciando, sì, a lavorare. Allora prendiamo io metto tre tazze, c'è una tazza di acqua calda, sì, lievita, abbiamo messo un pacchetto di lievito, abbiamo messo una cucchiaia di zucchero. Zucchero. Adesso mettiamo la farina. Aggiungere subito. Tre tazze di farina, hai detto? Sì, tre. Però dipende dalla temperatura, e questa è la differenza fra fare una buona pasta e una. Certe volte la temperatura è più umida, più calda, più freddo. Okay. Allora devi sempre ideale. Allora mi tengo sempre un po' di farina extra per se mi manca ce la raggiungo. Sì, per avere la consistenza, esatto, giusta perché della pasta. Puoi fare esattamente la vera maniera è di pesare la farina. Quando la pesi è esatta. E noi abbiamo fatto tre tazze, l'abbiamo, sì, messo. Okay. Sì. Allora abbiamo, perfetto, fatto così, allora facciamo camminare. Sì, prima che iniziamo, noi intanto ci dobbiamo fermare per una corta pausa. Sì. Quando ritorniamo continuiamo. Sì, esatto. Va bene? Rimanete con noi. Questa sera siamo di nuovo in compagnia di Nick Cascino e prepariamo la pizza. La pizza amata da tutti, Nick. Chi non ama la pizza? Tutti, pure i bambini e i vecchietti. Tutti, esatto. Allora, noi tra poco inizieremo a preparare la pasta, cioè è già stata miscolata con la farina e tutto il resto. Sì. E a questo punto bisogna lavorare la pasta e questo lo farà Nick. Nel frattempo noi ci dobbiamo collegare con Nick Di Vincenzo per il concorso Aurora, con la possibilità di vincere un bellissimo
cestino colmo di prodotti Aurora. Buonasera Nick. Buonasera Silvana, buonasera Nick e complimenti come al solito, quanto è buona la cucina fatta in casa. Buonasera. Buonasera. Buonasera, siamo già collegati, abbiamo la signora che vuole vincere un bel cestino regalo di Aurora ed è la signora Rosalba. Buonasera Rosalba, come andiamo? Buonasera Nick, buonasera Silvana, andiamo molto bene. Ci fa piacere. E, Rosalba, in che zona abita lei? Io abito a Nuovo Bordeaux, vicino all'HD. E da dove viene dall'Italia, Rosalba? È il mio piccolo bel paese, Jelsi, Campobasso. Jelsi, e beh, la famosa sagra del grano, certo, sì, assolutamente. Sì, molto bella. Sì. Allora, Rosalba, noi abbiamo, come al solito, un bel cestino regalo di Aurora. Per vincerlo bisogna o cantare o bisogna rispondere ad una domanda. Cosa vuoi fare? Va bene, rispondo alle vostre domande. Allora, segui i nostri programmi in televisione? Sì, li seguo, li che seguo. Bello, ci sono fa molto piacere. Belli, bravi. Grazie, sì. Grazie mille. E c'è una domanda che gli facciamo. Qual è un programma, tra i tanti programmi che abbiamo, qual è il programma che lei ricorda di più? Beh, La cucina fatta in casa. Ecco, il programma fatto in casa. E Vivere bene, queste due cose mi piacciono guardare. Ecco, allora, visto che parliamo di cucina fatta in casa, quello che stiamo vedendo adesso, si ricorda una cuoca del passato magari? Mi può menzionare un nome, un cuoco, una cuoca? Ma certo, la mia paesana Rosaria Giangiullo. Esatto. E anche la signora Giuseppina Di Orio. Sì, sono passate alla storia. Bene, sì, complimenti, sì. Complimenti. Hai visto com'è facile giocare con noi? Vince un bel cestino regalo Aurora, potrà venirlo a ritirare in stazione e in televisione, va bene? Sì, va bene, grazie molte, vi auguro una bellissima giornata. Grazie, buona serata, buon proseguimento. Grazie. E noi a questo punto ne approfittiamo per ritornare immediatamente da te Silvana, da Silvana e Nick Cascino. A voi. Grazie Nick, la buonasera a te e salutiamo la signora Rosalba. Allora Nick, vedo che stai lavorando la pasta. C'è un modo in particolare da fare? L'importante è di stirarla per diventare più elastica. Molta gente alla prendere si rompe sempre. Sì. Allora, siccome l'abbiamo fatto nel KitchenAid, sì. L'abbiamo lavorato un pochettino, ma se non la tocchi la pasta non sai mai sempre lavorarla di nuovo. Sì, allora per il momento sto la farò tutte farò, adesso fra poco la taglierò. Allora quindi lavorata la pasta, poi la tagli, la mettiamo da parte, immagino. Mettiamo così, su per giù 250 grammi di pasta. Una pizza, vero? Ogni... Sì. Tanti voi a casa sicuramente già preparate la vostra pizza, la propria pizza in casa. Noi giovani forse un po' meno, però... C'è sempre una prima volta, adesso vedremo la ricetta, gli ingredienti, ti vediamo fare e perché no. Allora, questa è la pasta, abbiamo, questa adesso si mette a lievitare, la mettiamo dalla a parte. Che bel profumo, la pasta della pizza. Allora è fatta questa. Bene, la pasta è pronta, dobbiamo preparare la salsa anche. Adesso questa le mettiamo da parte, con una, mi dai una... Salvietta lì, così la copro, sì. Grazie. Mettiamo così. Mettiamo così. Bisogna coprirla. E la facciamo tenerla riposare. Al caldo. Minimo. La meglio maniera è di farla la sera prima, per l'indomani. Ok. Che tutto è come un matrimonio, ad esempio. Allora, queste le mettiamo da parte. Adesso facciamo un po' con la salsa. Allora, la vera calda, maniera. Calda. Sì. Okay. La vera maniera di fare la pizza mi ha imparato un vecchio amico che lui l'ha fatta a Napoli, era un pizzaiolo e me l'ha imparato così. Allora l'importante è di mettere le mani dentro. Nel pomodoro? Sì. Okay. No, giocare col pomodoro sempre. Sì. Una volta che tutto è rotto, il pomodoro è già fatto. Sì. Se ci metti un po' di sale, un po' di pepe, olio d'oliva, olio d'oliva,
ingredienti essenziali. Pomodoro e il basilico che non può mancare. Esatto, allora mettiamo così. Che porta profumo e gusto al nostro sugo al pomodoro. Esatto. Allora questo si rimane così. Lo lasci riposare sì, anche così questo. Tutto fa. Prende il sapore. La salsa è già pronta. Se la puoi mangiare così già. Sì, sì, certo. Allora, quindi, la ragione perché non la facciamo, la mettiamo calda è perché la facciamo cucinare solo una volta nel forno con la pizza. Esatto. E così viene sempre rossa, fresca e tutto. Perfetto, questa parte è fatta. Quando ritorniamo prepariamo la pizza. Esatto. E la mangiamo. Esatto. Rimanete con noi, ritorniamo tra pochissimo. Giovedì 6 dicembre dalle 10 alle 12 Nick e Silvana saranno presso l'Intermarché La Goria a Rivière des Prairies. Andate a trovarli e approfittate dei tanti speciali sul posto. La pasta della pizza è lievitata, come avete visto, sono appunto tre pizze che saranno pronte. Noi iniziamo con una, Nick, vero? Iniziamo una pizza alla volta. Nick ha appunto questo forno per la pizza che non vedo l'ora di vedere come funziona, siamo curiosi. Allora ti lasciamo lavorare, vai, prepari la pizza. Allora, l'importante è di darci il giro e poi col centro mettiamo un po' di farina dentro col giro, poi si allarga pian pianino, piano piano, sempre con i diti. Si lavora benissimo, vero? Sì. Così rimane sempre il bordo per il pomodoro per non uscire e dà quel saporetto alla fine per tenerlo. Molta gente la butta in aria. No. Sì. Quella. Ma non vogliamo magari la farina nei capelli, quindi no. Non lo facciamo oggi. No, adesso facciamo una così, è abbastanza fine. Tua nonna faceva la pizza, né? Sì, ma allora tipicamente, sai, con le pizze, sì. Col pomidoro, con la vinci, sì. Con la cipolla, con certo, le patate. Certo. Ma era e buona anche quella. E quella parte viene dell'Italia. Io il papà abruzzese e la mamma calabrese. Ah, siamo vicini. Sì, sì. Ambedue cucine buone. Abruzzese, abruzzese buona, la cucina buona e anche la cucina calabrese buona. Allora, prendiamo un po' di pomidoro. Io sempre cerco di togliere l'acqua. Meno che ce n'è meglio è. Allora okay. Prendiamo più la polpa sì. Del pomidoro, cominciamo. Questi sono i pelati che sì. Hai scelto di usare, sì. Vero? Quindi i pelati di Aurora in sì. Questo caso. Molta gente pensa mettendo molto salsa sì. La pizza viene meglio, non è vero. È più il sapore. Che quindi è più di marchiare la pasta che altro. Già mettendo solo un po' per avere il colore. Il colore. Perché si vede ancora la pasta sotto, tra sì, l'altro, esatto, non che il ricoperto esatto. Di pomodoro. Una volta che facciamo questo, prendiamo la mozzarella. La mozzarella di bufalo, prendiamo una. Cioè, questa sarà la margherita praticamente. Sì, esatto, esatto. E un formaggio così fresco e dolce. Sì, che buono. Se certo. Mi vuoi aiutare, fa piacere. Ok. Lo potremmo mettere così. Centro. Che profumo,
per tutti voi a casa la pizza calda col pomodoro, col basilico. E adesso aggiungi un po' di oregano. E mettiamo un po' di basilico strappato, così si mette. Aggiungiamo altro sapore. Sì, perché se cucinate una cosa al fresco e c'è il nostro sapore. Sì. Ah, che profumo! È profumo dell'estate, Nick. Sì, speriamo adesso. Meglio che teniamo il basilico in casa per avere il profumo almeno, perché solo questo avremo dell'estate, il profumo tra e poco. E questa è la pizza margherita. Assaggiamo? Sì, subito. Più piccolini non li fai? Ecco, bravo. Perché... se no la linea. Sono grandi, la dieta. Che dobbiamo fare? Ops. Il formaggio era così fresco che si squagliava. Sì, certo. Allora, caldissima. Sento l'oregano, sento il basilico. È caldissima. Assaggiamo? Buon appetito. Cin cin. Cin cin. La pizza si mangia così. Sì, sto tentando però. Paradiso. Lo chef non è contento. È buonissima. Mi piace. È buonissima, buonissima. Buona. Io, io sempre guardo la gente mangiare. Tu puoi parlare. Io continuo a mangiare. Continua, vai, vai. Buonissima questa pizza. E poi il profumo in casa quando si prepara la pizza è tutta un'altra cosa, eh? Si sente, sicuramente anche i tuoi vicini verranno a bussare alla porta questa sera, diranno così. Si mangia la pizza da Nick Cascino. Ti ringraziamo di nuovo, Nick, grazie per un'altra buonissima ricetta. Grazie. E per la tua buona compagnia, grazie di nuovo. Mi ha fatto piacere, grazie. Per tutti voi a casa, rimanete con noi per il pensiero della sera e la buona sera a tutti.